Buongiorno, bentornati. Siamo in diretta a GAG e stiamo per cominciare il nostro allenamento. E vediamo se c'è qualcuno in diretta con me. Intanto preparate il tappetino e le cavigliere, per utilizzarle dopo durante il nostro circuito. Allora, direi di cominciare subito, visto che sono arrivate anche un pochino in ritardo. Quindi attiviamo il nostro timer, andiamo ad alzare un pochino la musica, poi la abbasserò e riscaldiamoci. Via! Andiamo sul tappetino, piedi sotto le anche, ginocchia morbide, pancia risucchiata e spalle basse. E da qui prendiamo aria e eliminiamo l'aria fuori. Vai, due, e giù, tre, e giù, quattro, e giù, l'ultima volta, e da qui vai con le spalle indietro, uno, due, tre, quattro, cinque, vai con le braccia, uno, due, tre, quattro, cinque, da qui le spalle avanti, uno, due, 3, 4, 5, vai con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, vai, flessione e braccio disteso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, braccia laterali, vai con la rotazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da qui porta le mani ai fianchi, bacino avanti e indietro. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 e 8. Circonduzione a destra, vai, sciogli bene la zona lombare. 3, 4, 5, cambio dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5. Da qui vai sulle punte 10 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, divarica le gambe, braccia avanti e su, tallone al gluteo, vai. Segui il ritmo della musica e riscalda bene le tue gambe. Su, su. Piega bene la gamba e porta il tallone al gluteo. Vai, ancora 8 tempi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ginocchio su, vai. Cerca di salire verso il petto. Ancora 8 tempi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio laterale. Vai. Abduzione della gamba, cerca di salire. Vai ancora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, gamba dietro, slancio, gamba distesa, attivo bene il gluteo. Vai, vai. Ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da qui divarica un po' di più le gambe e vai al centro con le mani a terra, rilassa la cervicale e rimani in postura. Vai a toccare la gamba con il piede destro e rimani. Mantieni l'equilibrio, 4, 3, 2, 1, cambio dall'altra parte. Siamo pronti per cominciare, abbassiamo un pochino la musica e andiamo a mettere le cavigliere. Vi do qualche secondo per mettere le cavigliere. Ok, cominceremo con il nostro squat. Se abbiamo addosso le cavigliere, ovviamente la resistenza aumenta, quindi ci vuole più energia per fare determinati movimenti. Andiamo ad attivare il secondo timer. Ok, da qui primo esercizio che facciamo è il nostro squat più calcio frontale. Ok, quindi piego, stendo la gamba e poi dall'altra parte. Pronti? Via. Vai. Uno. Estendo, controlla bene il movimento, 2, 3, 4, mi raccomando le spalle in apertura, spingo il bacino dietro, 5, 6, 7, sali di più con la gamba, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'ultimo 14 e stop. Andiamo in affondo adesso, gamba destra dietro, tallone su e da qui andremo giù in affondo e su con il ginocchio, ok? Pronti, apro le spalle e via. Uno, e su, piano piano. Tre, quattro, spinta verticale.
5, respira, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'ultimo 14. Ok, recupera. Vai di nuovo con lo squat. Quindi mettiti in posizione, apri bene le spalle, risucchi la pancia e da qui scendi col bacino e poi solleva bene la gamba. Pronti? Via. 1. 2. 3, 4, controlla tutto il movimento, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Stop, andiamo adesso con l'affondo, ci prepariamo e da qui scendo e salgo con il ginocchio in alto. Cerca di mantenere l'equilibrio, eh? Pronti? Aprite le spalle. 3, 2, 1, via, 1, piano, 2, controllo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'ultimo 14. Ok, adesso andiamo giù a terra in quadrupedia. E da qui, mani sotto le spalle, ginocchia sotto le anche, andiamo a piegare e a distendere la gamba, mantenendo il tallone in alto. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, attivate bene il gluteo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, recupera, sciogli un po' e poi vai con la gamba distesa, andiamo ad incrociare e poi ritorniamo su, un pochino in velocità questo, eh? Pronti, via, 1, 2, 3, incrocio e su, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e l'ultimo 26. Ok, recupera e poi sempre con la gamba destra. Da qui andiamo, gamba a 90 gradi, su e giù. Ok, cerchiamo di spingere bene il tallone in alto. Pronti? Via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e stop, recupera. Adesso andiamo a fare due piccoli molleggi con la gamba a 90 gradi. 10 secondi ancora. Fa caldo oggi, eh? Da qui sulla gamba e molleggi, via. Cerchiamo di fare dei molleggi lenti ma profondi, cioè dobbiamo spingere con il tallone al massimo verso l'alto, eh? Piegate bene la gamba, alcune volte vi becco così, cercate di avvicinare il tallone al gluteo. Vai, 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 forza, respira, 20 secondi, resisto fino alla fine, devo bruciare un po', la muscolatura, 15 secondi, vai, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, andiamo adesso, andiamo sul fianco, scusate, sinistro, poi facciamo l'altra gamba, preparatevi per gli adduttori, da qui, anzi facciamo questo, guardate, andiamo sulle ginocchia, ho cambiato idea, allora, andiamo sulle ginocchia, andiamo con la mano sotto la spalla, così, salgo e scendo, ok? Per i nostri adduttori, via. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 11, 12, 13, un po' più difficile, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, da qui, portati sul gomito sinistro, la gamba che sta giù è piegata, la gamba che sta in alto, scusate, la gamba che sta su è piegata, la gamba che sta giù è distesa, e da qui andiamo a salire e a scendere con la gamba sinistra per lavorare l'interno coscia, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, che colore, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vai, spingi in alto, 18,
19, 20, 21, 22, 23 e 24. Adesso andiamo giù, ok, da questa posizione ginocchia in avanti, ok, andiamo ad aprire il ginocchio, a distendere la gamba e poi ritorniamo in chiusura, quindi ritorniamo ai nostri abduttori. Pronti? Via! 1, 2, apro e estendo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, facciamo un po' in velocità, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e l'ultimo 24. Poggiamo la gamba avanti, adesso lavora la gamba sinistra di nuovo ed appianiamo su e giù con una bella spinta, non della caviglia ma degli adduttori, quindi la caviglia è bloccata, ferma. Via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e l'ultimo 25. Ok, possiamo ripartire da capo, quindi ci portiamo in quadrupedia, questa volta gamba sinistra, piego, stendo, ok, pronti, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, recupera. Dopodiché abbiamo gamba distesa, incrocio dietro e vado su in alto e lo facciamo sempre insomma un pochino in velocità. Pronti? 4, 3, 2, 1, via, distendi e vai. 1, incrocio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora vai, 11, 12, su con la gamba, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Stop. Ok, recupera e adesso andiamo con la gamba 90 su e giù. Dobbiamo spingere bene il tallone verso l'alto, non la punta,
come se avessimo un vassoio sul piede, noi dobbiamo farlo cadere. Vai su con la gamba e via, piede, vai giù e su. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, 25 e stop, recupera. Ok, adesso andiamo a fare dei molleggi con la gamba in manca. 50 secondi di lavoro, cerchiamo di fare dei molleggi lenti e profondi verso l'alto. Pronti? 3, 2, 1, via. Vai. Cerca di spingere dall'anca in su. Non scendere mai con la gamba, la mantieni, la contrazione del gluteo. Vai, respira. Vai, spingi e ritorna. Venti secondi. Secondi, dai che ci siamo, resisti e poi andiamo sul fianco, sul lato destro, lavoriamo sempre con la gamba sinistra in opposizione, stop, ok, in ginocchio, poggio la mano destra e distendo la gamba sinistra, da qui andremo su e giù, ok, pronti? Via, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, resisti, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, stop, ok, vai sul gomito, gamba destra, adesso lavorano gli adduttori della gamba destra, quindi spingo su e poi ritorno. Piedi a martello, pronti, via. Uno, vai, spingi su, più che puoi. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, stop, andiamo adesso giù, gambe a 90, ginocchia frontali, apro, stendo e chiudo, pronti, via, 1, veloce, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Stop. Recupero. Poggio la gamba avanti e adesso lavorano gli adduttori come prima. Quindi salgo e scendo. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, vai, spingi su, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. E stop, perfetto. Adesso andiamo a bere un sorso d'acqua e ritorniamo qui fra 30 secondi per il circuito addome. Vi aspetto. Ok, io sono pronta, vi aspetto e preparo il tappetino. Intanto abbassiamo un pochino la musica. Potete ovviamente togliere le candeliere. E da qui vi posizionate sul tappetino. Intanto vi aspetto, un'altra decina di secondi. Ok, allora cominciamo con il primo esercizio, da qui andiamo con le mani dietro la nuca, ok, andiamo su con la gamba destra a 90 gradi e saliamo in crunch e ritorniamo giù mantenendo la gamba alta, via, 1, 2, piano piano, 3, cerchiamo di attivare bene l'addome prima di scendere, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, recupera. Da qui andiamo in torsione del busto, gamba destra, gomito sinistro e poi cambio. Via. 1, 2, sali bene con la spalla, chiudi e poi scendi e ritorna giù. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
il 20, perfetto. Adesso andiamo con la gamba sinistra 90 gradi e saliamo di nuovo in crunch come prima, mantenendo la gamba su. Pronti? Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai, spingi in alto, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Cambio, recupero e vado di nuovo in torsione destra-sinistra. Recuperiamo bene, piedi a terra, ben poggiati. 3, 2, 1, via. 1, 2, ritorna sempre giù. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, vai, di più, 19, 20 e stop. Andiamo a vedere altri due esercizi. Da qui andiamo con la gamba destra distesa questa volta, le braccia dietro, salgo e vado a toccare la caviglia con tutte e due le mani. Via. 1. Cerchiamo di partire dall'addome e poi saliamo su con le spalle. Rilassiamo il collo e guardiamo dove dico. 4. 5. 6. Controllo. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e l'ultimo 16. Ok, cambio. Adesso andiamo in flessione laterale, quindi mano sinistra dietro la nuca, salgo su con le spalle, braccio destro disteso, tocco la caviglia in flessione e ritorno. 1, 2, non scendo mai con le spalle, fletto leggermente il busto. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, stringi bene l'addome, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 23. Ok, andiamo con la gamba sinistra su adesso, braccia dietro, salgo, attivo l'addome e chiudo bene lo sguardo all'ombelico toccando la caviglia. Via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e l'ultimo 17. Flessione sinistra, quindi mano destra dietro la nuca, salvo ovviamente con le spalle, braccio sinistro disteso, letto e ritorno sotto la caviglia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mantieni stretto l'addome, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Recupero, perfetto. Andiamo con il terzo mini circuito. Da qui, gambe, scusate, distese, braccia dietro, salgo, tocco le cosce e ritorno giù. Via. 1, guardo l'ombelico e ritorno. 2, cerca di rilassare il collo, impara ad attivare solo l'addome. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e l'ultimo 14. Ok, da qui andiamo con le gambe 90 e facciamo la nostra bicicletta con torsione del busto, quindi spalle su, mani di fronte, stendo una gamba e incrocio il gomito ginocchio. 1, 2, ma che doppio, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e l'ultimo 20 e recupero. Ok, ripetiamo questi due esercizi e abbiamo finito. Quindi gambe distese, da qui andiamo su, guardiamo la pancia e tocchiamo bene le nostre cosce con le mani. Impariamo a non contrarre il collo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e l'ultimo 15. Ok, ultimo lavoro con la bicicletta con torsione del busto. Quindi portiamo le mani dietro la nuca, sulle spalle,
e via, ogni due movimenti conto il tempo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, non mollate, eh? 19, 20, 21 e 22 e stop, recupera e distenditi, rilassa un po' tutta la muscolatura addominale e respira. Rimani lì, io vado ad abbassare la musica. Da qui porta una gamba al petto e tira. Distendi la gamba su, arriva con le mani verso la caviglia e la fronte in direzione del ginocchio e tira un pochino se ce la fai. E giù, scambia le gambe, sinistra al petto, tiro. Distendo la gamba e salgo. Ritorno con tutte e due le gambe al petto e rimango. Distendo le gambe su e tiro. Da qui salgo in posizione seduta, distendo le gambe, abbraccio le gambe, quindi porto le braccia sotto le ginocchia e rilasso la cervicale. Qui divarico le gambe, mani a terra, cammino avanti e rilasso. Ritorno su, da qui. Vado in ginocchio, porto il sedere dietro verso i talloni e allungo il dorso. Da qui ritorno in quadrupedia, porto il carico sui piedi e srotolo la schiena con calma. Prendo un bel respiro e stop. E ho finito anche, abbiamo finito l'ultimo allenamento della settimana. Ovviamente ancora è festa, no? Quindi si ricomincia tutto lunedì, immagino. Da lunedì cercheremo di fare anche degli allenamenti un po' più
brucia grasso, soprattutto per quanto riguarda il total body, e per cui mi raccomando, partecipate. Buon weekend, buon fine settimana a tutti e ci vediamo il 10, lunedì 10. Ciao!